È una vicenda che a mio avviso ha tutti i connotati di una superficialità abbinata all'incapacità nel saper proporre un modo di riformare il calcio italiano. Questo è il modo dello strappo, il modo di io so io, voi non siete nessuno, il modo per creare soltanto grandi tensioni, grande imbarazzo, significa avvelenare i pozzi perché non si possa mai arrivare a un momento di serenità e di tranquillità. Non è vero che chi ha pensato alla questa formula dei 19 ha generato vantaggi. Io ancora non riesco a capire chi da questa operazione potrà trarre vantaggi. Sicuramente non la Serie B, ne esce distrutta come brand, come immagine, ne esce distrutta sotto il profilo economico-finanziario, perché se qualcuno pensava che a 19 squadre si poteva ottenere qualche piccolo spiccioletto in più, a mio avviso ha sbagliato i conti. Io vorrei iniziare il campionato, poi se sono 19-22 in B a me non interessa. Su questo poi, ripeto, mi riservo quando ci sarà l'organismo politico per eccellenza che è il Consiglio federale di dire quello che penso, perché credo che qualcosa bisognerà dire nel momento in cui c'è una norma che viene lacerata, violata, come se nulla fosse. Avevo avuto garanzie, ma non solo verbalmente, l'ho avuto anche con un comunicato ufficiale il 3 di agosto, che rimaneva tutto com'era, quindi nel rispetto delle norme. Stranamente il 13 sera in 5 minuti si è capovolto il mondo. Io credo che Roberto Fabbricini, persona straordinaria, persona per bene, degna, che tra l'altro ha corso il rischio di ammalarsi per questa parentesi di commissariamento, credo sia stato, tra virgolette, costretto ad accettare suo malgrado un qualcosa che lui non si sognava e non avrebbe mai firmato. Il giorno dei calendari, un giorno di festa, questi li hanno trasformati in giorni funesti, non è possibile una cosa del genere. Questo lo vorrei dire a tutti quei soggetti che ritengono che aver deciso in 5 minuti, 19 o 22, per loro è indifferente, tanto tutto quello che accade fuori dal loro orticello non conta a nessuno, non vale, non importa a nessuno. Allora, i fallimenti in C non sono della C, sono della B che arrivano in Serie C. Citato giustamente il Vicenza, il Modena, sono società della B. Quest'anno è fallito, mi sembra, sono usciti Bari, Cesena, Avellino. Non è colpa mia. Voglio dire, gente che purtroppo arriva dalla B, quindi qualcuno si dovrebbe interrogare in maniera diversa. È vero, il problema della riforma dei campionati, se ne parla ogni anno, è un fatto demagogico. Vi dico perché. La riforma dei campionati, quindi la riduzione, io non ho nulla in contrario, è giusto. Tre livelli di professionismo in Italia sono esagerati, sono troppi. Solo la Russia ha tre livelli di professionismo. Però dire riduciamo, come sostiene qualcuno in maniera molto semplicistica, questo è il problema, vorrei invitarlo a farmi una proposta di riduzione. Siamo a Firenze domani sera alle ore 18, ho convocato il consiglio direttivo, c'è un altro direttivo alle ore 11 di mercoledì, e lavoreremo da domani sera e nella speranza che mercoledì mattina, se qualcuno ci dice qual è la decisione finale, noi faremo i calendari e quindi domenica, spero, nei limiti del possibile, partiremo con questo campionato.